pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tra selezione San Lorenzo, risultato di 2-2 tra le formazioni in campo. Andiamo ora ad intervistare giocatori selezione. Vieni, undici. Vieni un po' tu, vieni. Cognome? Retta. Primo tempo sul risultato di 2-2, la partita è molto bella, equilibrata, ci sono azioni di entrambi i fronti, state giocando bene, forse un po' l'inizio, un po' di confusione in mezzo al campo, poi alla fine del primo tempo siete ripresi, cosa mi dici? Sì, è sempre la linea difensiva che non va bene, stiamo cercando di portare a casa questo risultato che sarebbe molto importante. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? I passaggi. Il gioco è troppo troppi lanci, sì, troppo macchinoso. Va bene, dobbiamo mettere un po' la palla a terra. Bocca al lupo per il secondo tempo, non andiamo a parlare con. Scusa. Cognome? Romeo. Romeo, primo tempo che vede sul risultato di 2-2, state in vantaggio, poi siete fatti recuperare nel finale di primo tempo. Cosa mi dici? È giusto così. Va benissimo il segno. Ora possiamo dare inizio al secondo tempo tra Selezione e San Lorenzo. Un saluto. Dopo te. Partita tra San Lorenzo e Selezione, partita finita 3-3, seconda giornata a Squerotto. Siamo qui con il migliore in campo, Pisani, per la Selezione, e il migliore dei suoi, Marino Salvatore. Marino, per voi una buona partita, sei stato in vantaggio per quasi tutta la partita, però si state rimontati. Come mai? Vabbè, questa è stata una partita molto sofferta perché comunque loro erano molto bravi e comunque alla fine penso che a noi comunque basta anche un pareggio, come hanno giocato anche la squadra avversaria, per noi sta bene anche un pareggio, perché comunque loro erano molto forti e noi siamo stati più sulla difensiva, per noi va bene anche un pareggio secondo me. Va bene, vuoi salutare qualcuno a casa? No, vabbè, salutiamo la mia famiglia. Va bene, in bocca al lupo per seguire il torneo. Andiamo dal migliore in campo, Pisani. Per te due gol, un pareggio, arriva il primo punto del torneo. Cosa mi dici? È importante iniziare con un pareggio. L'importante è che l'abbiamo perso, abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo riusciti a trovare il pareggio all'ultimo minuto. Come la vedi questa selezione? Va bene, bene, ci manca un po' qualcosa in mezzo al campo, però giochiamo molto bene. Quindi da migliorare totalmente al centrocampo, oppure secondo te? Da migliorare al centrocampo e se tiriamo un po' più in porta è meglio ancora. Va bene, vogliamo dedicare a qualcuno questa vittoria, questo pareggio importantissimo. Alla squadra. Va bene, in bocca al lupo, ciao ragazzi.